Buongiorno, oggi è mercoledì ed è il 25 luglio del 2018. Ieri sera a Palermo abbiamo affrontato un argomento molto, molto bello, molto interessante riguardante appunto lo Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo e la sua opera dentro di noi. Qualcuno un giorno chiamò lo Spirito Santo questo illustre sconosciuto. Tutti quanti conoscono il nome, l'appellativo, ma pochi conoscono la persona e la sua opera in maniera meravigliosa che compie nella nostra vita e nella vita di miliardi di persone ogni singolo giorno. C'è questo versetto bellissimo che ieri sera ci ha ispirato in maniera particolare, queste parole dalla prima lettera di Giovanni, queste parole in realtà prese da più versetti, dove dice in prima Giovanni 2:20 al versetto poi 27, dice: voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. E poi dice: quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui e dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui, cioè in Cristo, come essa unzione vi ha insegnato. Ed è bellissimo sapere che, come dice Gesù, noi non siamo soli, lui ci ha mandato lo Spirito Santo che abita dentro di noi e che ci comunica continuamente le cose del Padre, che ci comunica continuamente le cose del Figlio. Ed è così importante conoscere chi vive dentro di noi. Noi non possiamo stare con qualcuno in casa che sia sempre uno sconosciuto. Noi dobbiamo conoscere, dobbiamo avere a che fare, dobbiamo parlare, dobbiamo avere intimità con colui che abita dentro di noi. Non mi ricordo una frase bellissima che disse un predicatore nel 1991, mi ricordo, in un campeggio, che cambiò la mia vita in maniera radicale quando disse: sii sempre cosciente dello Spirito Santo che è dentro di te. Sii sempre cosciente dello Spirito Santo che è dentro di te. A volte ci sono degli insegnamenti, abbiamo ascoltato insegnamenti nell'arco degli anni che a volte facevano veramente rabbrividire, che hanno portato paura, che hanno portato ansia. Fino a ieri parlavamo con persone che vivevano questa paura, vivevano nell'ansia perché è stato insegnato che il rapporto con lo Spirito Santo è un dare e avere, un causa-effetto. Io voglio in questo giorno incoraggiarti e tranquillizzarti. Lo Spirito Santo abita dentro di te, non perché tu sei perfetto, non perché tu faccia sempre, non perché tu fai sempre la volontà di Dio. Lo Spirito Santo abita dentro di te e questa è stata una decisione del Padre, non è una decisione tua. E anche per sfatare alcuni insegnamenti errati, scusate la voce, sono dopo diversi giorni sotto la tenda, altri giorni che ci aspettano, la voce e la stanchezza si fanno sentire, ma questo non ci impedisce chiaramente di continuare a incoraggiare, di continuare a sostenere tutte le persone che hanno bisogno. Noi non possiamo chiedere allo Spirito Santo di scendere con le nostre preghiere. E vorrei ricordare una cosa molto semplice, che lo Spirito Santo è stato dato non per la preghiera della Chiesa al giorno di Pentecoste, ma la Bibbia dice, Gesù ha detto: io pregherò il Padre e Lui vi darà lo Spirito Santo. La preghiera non serviva per fare scendere lo Spirito, la preghiera serviva per essere preparati per quello che sarebbe successo quando lo Spirito Santo sarebbe sceso. Infatti, quando lo Spirito Santo scese a Pentecoste, non fu il risultato della preghiera dei credenti, perché lo Spirito Santo doveva scendere a Pentecoste in un giorno specifico, in un momento specifico. Ed è infatti interessante vedere che quando Gesù risuscitò, come dice Paolo in 1 Corinzi 15, lui apparve in una sola volta a 500 discepoli, ma quando scese a Pentecoste ne trovò soltanto 120. Quindi non è per la quantità delle persone, non è per la quantità delle preghiere. La preghiera serve a noi, non serve a Dio. Lo Spirito Santo è presente, ma si muove quando c'è aspettativa e quando c'è fede, quando c'è desiderio. La preghiera ci serve per prepararci e per preparare allo Spirito Santo un territorio nel quale muoversi, nel quale manifestarsi in maniera autorevole e con tranquillità. Lo Spirito Santo abita dentro di noi, dice: l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Perché dice questo? Perché all'inizio della Chiesa chiaramente non esisteva la Bibbia e tutti dovevano dipendere dallo Spirito Santo. Sarebbe
bello che fosse ancora così, perché la Bibbia ha dato un aiuto straordinario, ma ha prodotto più separazione e più divisione di qualunque altra cosa. Perché il problema non è chiaramente la Bibbia, il problema è che tutti vogliono interpretarla in una maniera diversa, e questo ha dato vita a 42.000 quasi denominazioni cristiane oggi esistenti nel mondo, più di tutti i versetti messi nella Bibbia stessa. Ma al di là di questo, lo Spirito Santo continua ad insegnarci, continua a condurci, continua a rivelarci, continua a farci comprendere realmente quelle, le cose che riguardano Dio. Gesù ha parlato in maniera meravigliosa dello Spirito Santo in Giovanni 14, 15 e 16, dove dice: lo Spirito Santo sarà non solo con voi, ma sarà in voi. Dice: il Consolatore vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto, lo Spirito Santo testimonierà di me, lo Spirito Santo convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio, lo Spirito Santo quando verrà vi guiderà in ogni verità, non parlerà da se stesso ma dirà tutte le cose che ha udito, vi annunzierà le cose a venire, lo Spirito Santo mi glorificherà, lo Spirito Santo prenderà del mio e ve lo annunzierà e ve lo comunicherà. Sii cosciente dello Spirito Santo. A volte è stato insegnato che quando noi pecchiamo lo Spirito Santo se ne va e poi ritorna. Quando ritorna, se noi pecchiamo, se ne va di nuovo via e poi noi dobbiamo chiedere che ritorni. Niente di tutto questo, grazie a Dio, è vero. Lo Spirito Santo non è in noi perché noi siamo santi. Lo Spirito Santo è in noi per santificarci. Lo Spirito Santo è in noi non perché siamo puri. Lo Spirito Santo quando è arrivato nella nostra vita non ha trovato purezza, non ha trovato innocenza, non ha trovato pulizia, ha trovato tutto quello che era contrario, ma lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per santificarci, per purificarci, per insegnarci, per condurci e per incoraggiarci. La parola consolatore appunto significa anche allenatore, qualcuno che sta con te, accanto a te, per incoraggiarti ad arrivare alla meta e vincere. È chiaro che stiamo giocando una partita che è già stata vinta letteralmente, ma lo Spirito Santo è in noi per mantenere letteralmente questa vittoria nella nostra vita. E voglio incoraggiarti, lo Spirito Santo abita dentro di te, non ha alcuna intenzione di lasciarti, non ha alcuna intenzione di abbandonarti, non si fa i giri nelle piazze per poi ritornare chiedendoti permesso per voler entrare. Sappi che, dice, come dice Paolo ai Corinzi, noi siamo il Tempio di Dio e non apparteniamo più a noi stessi, quindi lo Spirito Santo ha preso casa e non se ne andrà. Lui non è in affitto, lui è il padrone di casa. Lui ci ha dato e ci continua a dare i giusti insegnamenti, i giusti incoraggiamenti. E se sei caduto, se hai peccato, se hai fatto qualcosa che tu sai che non è nella volontà di Dio, sappi che lo Spirito Santo non ti giudica, non ti condanna, ma è dentro di te per incoraggiarti ad andare avanti, per farti vedere sempre la meta che hai davanti e per ricordarti le promesse meravigliose che il Padre ha fatto nella tua vita. Quindi vai avanti, lo Spirito Santo è dentro di te, lo Spirito Santo ti insegnerà e ti insegna come dimorare in Cristo, non avere paura delle tue paure, non avere paura delle tentazioni, non avere paura dei pensieri. I pensieri vengono da fuori, lo Spirito Santo è dentro di te. Una buona giornata. Per quanti volete, questa sera avremo shock alla tenda di evangelizzazione, sarà una serata veramente straordinaria, in maniera particolare per i giovani, non c'è dubbio, ma con delle testimonianze molto belle. Stanno venendo pure in diversi gruppi da Palermo e avremo una bella serata. E voglio incoraggiarvi, voglio invitarvi ad essere con noi questa sera, altrimenti seguiteci online come ogni sera. Una buona giornata a tutti.